Marco Salomone, è stata chiesta la revoca definitiva della licenza dopo ciò che è successo. Sabato sera, in seguito a un controllo da parte della polizia amministrativa in cui avevamo in corso una serata per i ragazzini, hanno rilevato alcune problematiche riguardanti il numero delle persone che erano. C'erano davvero 300 persone? Noi non abbiamo potuto controllarli anche perché eravamo impegnati con le forze dell'ordine. Noi abbiamo venduto tagliandi 150 come prevede la nostra licenza. Che è la capienza che avete. La capienza. Poi fra detti lavori, PR e omaggi che inevitabilmente richieste da parte di persone che chiedono l'accesso, sicuramente qualcuno in più non mi nascondo dietro l'evidenza, insomma. Le pattuglie erano parcheggiate molto prima dell'inizio della serata fuori dal locale, sono intervenuti solo quando c'è stato il maggior afflusso. Alla fine dell'afflusso, sì, sono intervenuti con due pattuglie della polizia e le squadre amministrative. C'è un altro aspetto che ci ha molto colpito, che è quello relativo al fatto che l'esposto è stato presentato il giorno prima dei controlli, quasi che questo ipotetico genitore sapesse quello che sarebbe successo. È una vostra consuetudine quella di non rispettare la capienza del locale? Noi dall'apertura di questo locale abbiamo subito diversi controlli e verifiche da parte delle squadre amministrative, sempre trovando e riscontrando tutto a posto. Sabato sera ci sono state una serie di incongruenze, tra cui la preveggenza da parte di un genitore che sapeva esattamente quanto sarebbe stato l'afflusso in questo locale. Ritiene possibile che invece sia stato un suo competitor a fare la segnalazione? Non ho idea, devo fare l'accesso agli atti, devo prendere la documentazione per capire un pochettino quel che possa essere la situazione. Non ho idea se è la concorrenza diretta o concorrenza da parte dei tanti locali che in assenza di licenze purtroppo fanno le stesse tipologie di serate, ma non avendo licenza non subiscono mai i controlli. Ecco, questa è una cosa di cui ci siamo occupati nei mesi scorsi, abbiamo condotto proprio una battaglia su questo. I controlli vengono fatti a chi ha una licenza, in realtà poi gli abusivi, perché si tratta di abusivi, non vengono mai controllati. Purtroppo non posso dirvi nulla su quello che possa essere il discorso legato ai controlli, non predispongo io questi controlli. Noi più che far presente che ci sono queste situazioni nella città, non possiamo fare altro. Noi di nostro rispondiamo per quello che facciamo noi, ci sono state sollevate una serie di accuse che dovremmo in qualche maniera giustificarci di fronte a questa situazione. Abbiamo letto che ci sono state anche delle altre incongruenze, tra l'altro una copia di un'autorizzazione che non rispondeva a quella reale. Cosa può essere successo? Un mio dipendente ha fornito una fotocopia di non so che tipologia. Io so solo che quando è stato chiesto a me, che sono l'amministratore di questa società, di esibire le licenze, ho preso il fascicolo con tutti gli originali e l'originale non è contraffatta. Tra le altre cose adesso è in possesso del questore, quindi possono riscontrare che l'originale non è stato contraffatto. Andrò a fondo alla situazione per capire da dove è uscito un documento che riporta una notizia diversa. Sempre in quello che viene comunicato dalla Polizia di Stato c'è anche un episodio di un'aggressione che ci sarebbe stata un mesetto fa, motivo per cui ulteriormente viene chiesta la revoca dell'agibilità del locale. Ci può chiarire che cosa è successo? È successo un alterco fuori dal locale dove un ragazzo è stato, dicono, picchiato, il quale... Ma è successo, ha iniziato nel locale il parapiglio? A nostra conoscenza no. Voi avete fornito le immagini ai carabinieri? I carabinieri sono intervenuti su suggerimento nostro da parte dei detti della sicurezza, hanno consigliato di rivolgersi direttamente al pronto soccorso, era tranquillamente poteva camminare, e quindi se gli abbiamo consigliato di andare al pronto soccorso e chiamare i carabinieri. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente per verificare il successo e gli abbiamo fornito tutte le immagini della videosorveglianza. Ma è vero che si tratta di due persone che hanno avuto un alterco fra loro, che sono parenti, sarebbero parenti di forze rappresentanti delle forze dell'ordine? Non saprei, ci hanno riferito una cosa simile, ma non ho certezza in tal senso. Resta l'amarezza per un imprenditore che ha investito un sacco di soldi per riportare a Bari un pezzetto di storia del ballo della città. Noi 2 anni fa, con il progetto di riprendere un pezzo di storia che personalmente ho trascorso anch'io da giovane qualche serata in questo locale, che poi è andato e caduto in disgrazia, abbiamo cercato, investendo una cifra considerevole, che stiamo ancora pagando tra le altre cose,
di dare un pezzo di storia alla città. Inevitabilmente o stiamo facendo troppo bene il nostro lavoro e diamo fastidio a qualcuno, quindi ci vogliono a tutti i costi demonizzare e farci chiudere, o in alternativa veramente siamo, non lo so, dei delinquenti e quindi... Anche perché qui ci sono state molte serate in cui ci sono stati rappresentanti delle forze dell'ordine, persino magistrati, giornalisti, nessuno ha avuto mai da ridire, c'è sempre stata la sicurezza, le uscite, quelle di sicurezza sono appunto come prevede la norma, avete rifatto gli impianti di areazione, cioè è tutto a posto sotto quell'aspetto. Abbiamo avuto la verifica da parte della Commissione di Pubblico Spettacolo e ci hanno rilasciato la licenza appunto dopo i lavori e gli investimenti che avevo sostenuto per riportare agli standard attuali il locale. Ritiene che alla fine si vada verso la revoca o può fare qualcosa ancora? Ritieni di poter fare qualcosa per evitarlo? Purtroppo in Italia c'è il processo mediatico che precede qualsiasi processo giuridico e credo che abbiano già decretato è demonizzato questo locale, quindi vedremo quello che succede e andremo a capire quello che dovremo fare. Accanto a nostro speriamo che invece chi, soprattutto chi non ha licenze e mette a repentaglio la salute delle persone, anche di minori, possa essere oggetto di controlli. Purtroppo ritengo che i minori da ora in poi non avranno la possibilità di potersi trascorrere qualche ora in qualche locale per sentire della musica. Perché bene o male diciamo, queste tipologie di serate secondo me sono da cancellare, inesistenti, saranno solo sempre locali non autorizzati a poterli fare e magari aumenterà anche l'illecito, aumenterà il rischio, il pericolo. Purtroppo non posso rispondere di ciò che non conosco.